La gente ha paura, ci chiediamo perché, questa paura. Il mondo globale è divenuto troppo grande, senza frontiere, senza stati regolatori, la gente si sente esposta, carente di protezione. I media e i social ci mettono a contatto con minacce e tragedie anche lontane. C'è paura dell'altro, del vicino, ma soprattutto del lontano, che si avvicina troppo. Abbiamo paura nonostante la sicurezza sia aumentata rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto. Io sono convinto che bisogna dialogare con la paura delle genti così diffuso. C'è la questione del lavoro, quella dell'incertezza del futuro, ma permettetemi di dirlo, soprattutto c'è la crisi del senso della vita. Le nostre società sono spesso prive di senso della vita. Le persone sono svuotate di idealità, ripiegate su se stesse. Oggi in una società più ricca siamo però più poveri di mente, quindi in un certo senso più indifesi.